non è possibile offrire un servizio e una testimonianza davvero gioiosi e credibili. C'è poi un atteggiamento di fondo che Paolo raccomanda ai suoi discepoli e di conseguenza a tutti coloro che vengono investiti del ministero pastorale, siano vescovi, sacerdoti, presbiteri o diaconi. L'Apostolo esorta a ravvivare continuamente il dono che è stato ricevuto. Questo significa che deve essere sempre viva la consapevolezza che non si è vescovi, sacerdoti o diacono perché si è più intelligenti, più bravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono.